Pare, secondo Ciro Venerato, che Gasperini ha chiesto tempo, ha preso tempo e questa cosa potenzialmente potrebbe essere un assist per il Napoli. Buon pomeriggio ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario detto il Darion. Oggi è lunedì 30 aprile e siamo qui riuniti per parlare un po' del Toto allenatore, che sappiamo ormai essere l'argomento principale da qui fino a quando non verrà appunto annunciato il nuovo allenatore per l'anno prossimo. Prima di cominciare, però, vi ricordo di iscrivervi, ragazzi. Mi raccomando, specialmente voi che state guardando questo video e non avete ancora lasciato l'iscrizione, fatelo perché è totalmente gratis. Sto vedendo che il pubblico che guarda i video sta aumentando, però in proporzione non stanno aumentando gli iscritti. Quindi fatelo perché aiutate a far crescere questo progetto e poi è totalmente gratis. Attivate poi la campanella, mi raccomando. Detto questo, allora, prima di parlare del Toto allenatore, anche se in realtà, cioè, non abbiamo queste grossissime novità rispetto all'ultima volta, però ci tengo a dire una cosa. Prima di fare questo, voglio innanzitutto aprire una piccolissima parentesi su Spalletti, perché stamattina ho letto sui social, o comunque in generale, ho letto delle parole di Spalletti. Ho visto che ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dove ha detto varie cose, è ritornato sul fatto di Napoli, di De Laurentiis. Ora io qui non starò a leggervi, a commentare le parole di Spalletti, voglio soltanto dire una cosa, basta, basta, lo dico sia a Spalletti e a De Laurentiis, un po' in generale a tutti quanti, basta, basta mettersi a parlare sempre delle stesse cose. Spalletti e De Laurentiis, non so se l'ho già detto, però ripeto nel caso questa metafora, questo paragone che ho fatto in passato. Spalletti e De Laurentiis sono come due ex fidanzati che non riescono a metterci una pietra sopra su questa separazione, su questo rapporto che è finito e quindi ogni volta devono ritornarci sopra e lanciarsi frecciatine a vicenda. Ecco, basta. Non serve a niente e alla lunga è diventato veramente stucchevole, una bambinata, veramente una bambinata. Tanto abbiamo capito perché Spalletti se n'è andato, perché il rapporto con De Laurentiis era diventato non più sostenibile. Mo' basta, cioè ormai si è fatto. Spalletti pensa all'Italia, De Laurentiis pensa al futuro del Napoli, che adesso anche basta rimuginare sul passato, continuare a dire dovevo trattenere Spalletti, non dovevo farlo andare via, basta. Vai avanti, andate avanti tutti e due. Spalletti pensa alla nazionale, De Laurentiis pensa a Pia sto allenatore, che onestamente mi sono anche stancato di aprire i social e tutti i giorni sentire sempre le stesse cose. Quindi vi prego, mettiamoci sopra una pietra tombale, lasciamo il bel ricordo, che perché quello rimarrà per l'eternità, ragazzi. Spalletti, per quanto mi riguarda, io lo amerò finché camperò. Però anche basta con queste continue frecciatine a De Laurentiis, e anche tu De Laurentiis, basta ripetere sempre la stessa cosa. Andate avanti tutti e due, per favore, così ci guadagniamo tutti. Chiusa questa parentesi, Toto allenatore. Allora, l'ultima volta vi parlai di quella fantomatica esclusiva di quel procuratore che parlò a Spazio Napoli, dove disse il fatto di De Laurentiis che stava a telefono con Conte in pizzeria. Ecco, quella è una di quelle classiche favole che racconti, io so, a tuo figlio: papà, raccontami una storia quando devi andare a dormire. Ecco, c'era una volta De Laurentiis che alla pizzeria Concettini e Tressanti stava al telefono con Conte. Diciamo che rispetto a quell'ultima invenzione, possiamo dire che ce n'è stata un'altra, e stavolta l'invenzione se la, diciamo, arriva dalla Repubblica. La Repubblica aveva detto che Conte aveva detto sì al Napoli, però ADL ci ha ripensato, si è dileguato e quindi adesso va su Pioli. Sì, è andata così. È una narrazione che non sta in piedi ed è proprio una stronzata. Ecco, fatemelo dire col termine giusto. È una stronzata, ragazzi, perché è da novembre. È da novembre, da quando è stato esonerato Garcia, che De Laurentiis c'ha questo tarlo di Conte. Ce lo ricordiamo, no? Gli articoli di novembre. ADL vuole solo Conte, ADL vuole soltanto Antonio Conte e pensa che non ci siano altre opzioni. Cioè, a novembre ADL voleva Conte e Conte però diceva di no, perché voleva qualcosa di più allentante. Oggi Conte vuole il Napoli
che potrebbe essere una cosa plausibile perché le panchine a disposizione stanno finendo, però De Laurentiis stavolta ci ha ripensato e non lo vuole più prendere. Sapete qual è la verità, ragazzi? La verità, secondo me, l'ha raccontata Di Marzio. Cosa ha detto Di Marzio? Ha detto praticamente che a oggi non c'è niente. Non c'è niente tra De Laurentiis e l'allenatore in questione, che sia Conte, che sia Gasperini, che sia Pioli. Di Marzio ha detto che tutti gli allenatori, diciamo, citati in queste settimane, quindi Pioli, Gasperini, Italiano, Conte, tutti quanti, ha detto Di Marzio, hanno dato disponibilità a venire a Napoli. E questa, diciamo, che è anche una cosa positiva, perché vi ricordate, no? Si diceva dopo questa stagione chi vorrebbe venire adesso ad allenare il Napoli? Invece, hanno dato completa disponibilità. Il punto della questione è che tu hai la disponibilità di tutti gli allenatori, va bene, però a oggi di concreto non c'è niente. E ragazzi, se ci ragioniamo, no? Se De Laurentiis voleva veramente a tutti i costi fortemente Conte, allora l'avrebbe già chiuso. Perché Conte poi è libero. Invece, che succede? Oggi si stanno ancora con, diciamo, questi contatti per sondare il terreno. Alla fine, ragazzi, De Laurentiis, diciamo che, diciamoci la verità, sta dimostrando di non essere così convinto di Conte. E attenzione, non è una roba sbagliata, eh. Cioè, evidentemente De Laurentiis si sarà fatto dei conti. Avrà magari pensato che l'investimento economico non ne vale la pena. Sto cercando di ragionare alla De Laurentiis, attenzione, non sto dicendo il mio parere. Io onestamente lo ripeto, a me non piace Conte come modo di giocare, anche come carattere, però senza ombra di dubbio è un allenatore che vuole vincere, che punta a vincere. E voi sapete, io ragiono, cioè io mi considero un tifoso ambizioso. Io vorrei vedere una bacheca piena di trofei. Sarei contentissimo se fossero tutti scudetti e Champions League, ma è difficile. Però in generale vorrei un allenatore vincente che punta a vincere. E Conte sicuramente è un allenatore ambizioso, però sotto altri punti di vista non è assolutamente paragonabile alla filosofia che vuole portare avanti il Napoli, ok? Quindi lui si sarà fatto qualche calcolo, avrà detto: non mi conviene prendere Conte perché ci vado, è un investimento troppo azzardato e rischio di andarci in perdita. Se avesse voluto prendere Conte, l'avrebbe già preso. E sicuramente staranno parlando, perché io non escludo che De Laurentiis non lo chiami proprio, però secondo me stanno parlando e sta valutando. Quindi la versione più veritiera al momento della questione allenatore è quella di Di Marzio, cioè tanti allenatori hanno dato disponibilità, ma nessuno ancora ha avviato dei contatti o delle trattative. Ed è una cosa anche giusta, logica, perché tutti i vari allenatori, escluso Conte, sono allenatori impegnati e che stanno portando avanti degli obiettivi. Gasperini ha una semifinale di Europa League da giocarsi, cioè Gasperini può chiudere la stagione con due trofei, Coppa Italia che è in finale e l'Europa League che è in semifinale, e c'ha poi da conquistarsi il quinto posto in Champions League. Quindi ha una stagione ancora tutta da chiudere. E quindi fino al 26 maggio, che se non sbaglio è la data dell'ultima giornata, Gasperini non farà altro che pensare all'Atalanta. Pioli in questo momento potrebbe essere un allenatore che ormai la stagione del Milan è finita, perché l'Europa League sono usciti, la Champions League l'hanno matematicamente presa, potrebbero puntare a un secondo posto. Però diciamo che Pioli al momento sicuramente potrebbe già pensare più al futuro rispetto a Gasperini, perché c'ha poco adesso da cui pensare al Milan. E sappiamo che Pioli al Milan non ci resta. Poi che abbiamo? Italiano pure lui. Ha una conference da conquistare. Riguardo a Gasperini, c'è una cosa da dire. Premessa, non è niente di ufficiale, sono come sempre cose che stanno dicendo in giro giornalisti. In questo caso parliamo ancora di Cino Venerato, quindi prendete questa notizia con le dovute pinze. Penso lo sappiate, Gasperini ha ricevuto dall'Atalanta un'offerta per rinnovare il contratto fino al 2026. Vi ricordo che il contratto attuale di Gasperini scade nel 2025, quindi ancora la prossima stagione. Pare, secondo Cino Venerato, che Gasperini abbia al momento, non dico declinato l'offerta, ma ha chiesto tempo, ha preso tempo. E questa cosa potenzialmente potrebbe essere un assist per il Napoli. Che Gasperini sia uno dei nomi preferiti da De Laurentiis lo sappiamo. Gasperini, secondo me, è proprio il compromesso perfetto. È sicuramente più economico di Conte,
Ha una proposta di gioco secondo me migliore di Conte e ha anche una mentalità perfetta per l'Europa, perché Gasperini per me è l'unico allenatore oggi in Serie A che ha proprio la mentalità europea, cioè che se la va a giocare come giocherebbe una qualsiasi squadra europea importante. Quindi per un progetto dove il Napoli deve andare avanti in Champions, comunque fare bene in Europa, secondo me Gasperini è perfetto. Quindi questa cosa che Gasperini sta temporeggiando potrebbe essere un mezzo indizio su una fantomatica trattativa con De Laurentiis, potrebbe essere. Quindi a oggi, ragazzi, credo molto di più alla versione di Di Marzio. Tanti allenatori hanno dato disponibilità, ma al momento chi per vari motivi deve comunque finire la stagione e quindi non vuole parlare del futuro, quindi alla conclusione dobbiamo aspettare fine campionato, ragazzi, è così, è detto questo. Ragazzi, prima di chiudere il video voglio fare un appello a questa community, vi prego, veramente vi prego, cercate di non cadere nella trappola del o Conte o fallimento. Sui social ci sto tutti i giorni e sto vedendo che sta passando il messaggio che Antonio Conte è l'unica soluzione al Napoli, cioè o prendi Conte o sarà, o tutto il resto è tutto sbagliato. Vi prego, ragazzi, non cadete in questa trappola, perché questa è una cazzata. Non facciamo l'errore di dire che Conte è l'unico profilo che il Napoli deve prendere. Non facciamo questo errore, vi prego, perché è sbagliatissimo dire questo. Ci sono tantissimi profili di allenatori che possono fare al caso del Napoli. Sotto certi aspetti sono profili migliori di Conte, sotto altri sono peggiori. Però dire che Conte è l'unica scelta che il Napoli deve fare, per me è sbagliatissimo, e vi prego, ragazzi, di non cadere in questa trappola, perché questa è una narrazione che stanno portando avanti da mesi. Non esiste solo Conte. Sono convinto che quando De Laurentiis annuncerà l'allenatore, tra parentesi, non sarà Conte, quando arriverà quel giorno la piazza insorgerà e si incazzerà come delle bestie. Ok, quindi non facciamo questo errore di dire che Conte è l'unica opzione giusta per il Napoli, perché niente è unico. Il fatto che arrivi Conte non ci dà la certezza matematica di vincere. Ricordiamoci Ancelotti. Ancelotti al tempo dicemmo, adesso con Ancelotti si farà un mercato incredibile, finalmente vinceremo lo scudetto. No, lo scudetto poi l'abbiamo vinto con Spalletti. Questa cosa per dire che Conte non è la certezza. Nel calcio la matematica è un'opinione, ok? Perché non esistono formule certe che le applica al 100% e vanno. Conte, se viene, può fare bene come può fare malissimo, ok? Quindi vi prego, non facciamo questo errore. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, che è totalmente gratis, e siamo tipo a 8 iscritti dai 3300, quindi chiamate amici, parenti e fateli iscrivere al canale. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, e sempre comunque forza Napoli, e speriamo che questa agonia del Toto allenatore finisca il prima possibile.